Bentornati su Mostri in Mostra. Nel vasto e intricato mondo dell'occulto e della magia, poche figure sono avvolte in un alone di mistero e inquietudine come quella dei famigli. Da secoli, stregoni, alchimisti e negromanti di ogni cultura hanno evocato queste creature misteriose per assisterli nei loro rituali oscuri, manipolare le forze della natura o semplicemente per mantenere un legame con l'ignoto. Oggi esploriamo le oscure profondità della storia e delle leggende che circondano i famigli, rivelando una realtà molto più terrificante di quanto si possa immaginare. Cominciamo dalle loro origini. Le prime menzioni dei famigli risalgono all'antichità, quando le popolazioni pagane cercavano di controllare le forze naturali attraverso rituali e sacrifici. Tuttavia, l'immagine moderna dei famigli come creature soprannaturali a servizio di streghe e maghi è emersa principalmente durante il Medioevo, che, come sappiamo, è un'epoca intrisa di superstizione e terrore. Nel folklore europeo, i famigli sono spesso descritti come piccoli animali, ad esempio come gatti, ratti, corvi oppure rospi, che agiscono come spie o messaggeri per il loro padrone umano. Questi animali però non sono creature ordinarie, si crede che siano demoni o spiriti maligni legati a chi li evoca attraverso patti di sangue o antichi incantesimi. Alcune leggende affermano che i famigli siano anime dannate, costrette a servire un mago o una strega in cambio di una promessa di liberazione che raramente viene mantenuta. Una delle prime fonti scritte che documentano l'esistenza dei famigli è il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, il famoso trattato del XV secolo usato per identificare e processare le streghe. In questo testo i famigli sono descritti come esseri infernali dati alle streghe dal diavolo stesso per assisterle nei loro malvagi propositi. Secondo il Malleus, il famiglio è un segno distintivo della strega ed è anche la prova incontestabile della sua alleanza con le forze del male. Però, nonostante siano spesso descritti come animali, i famigli non sono entità fisiche nel senso comune del termine, piuttosto sono manifestazioni di energie oscure, capaci di prendere forma animale per interagire con il mondo materiale. Questa capacità di mutare forma rende i famigli particolarmente pericolosi, perché possono passare inosservati agli occhi dei comuni mortali, mascherandosi da animali domestici oppure selvatici mentre complottano nell'ombra. Alcuni testi occultisti più recenti, come ad esempio La piccola chiave di Salomone, descrivono i famigli come entità che esistono in uno stato di mezzo tra il nostro mondo e quello infernale. Si crede che possano essere evocati solo da coloro che hanno una profonda conoscenza delle arti magiche e una volontà di ferro, perché un famiglio potrebbe facilmente corrompere e possedere il suo evocatore, trasformandolo in uno strumento del male. Le descrizioni dei famigli variano ampiamente a seconda delle tradizioni culturali. In alcuni casi vengono raffigurati come creature deformi e ripugnanti, con occhi luminosi e denti aguzzi, mentre in altre culture appaiono come animali di sorprendente bellezza, la cui grazia e intelligenza nascondono la loro vera natura demoniaca. Tuttavia, in tutte le versioni, un elemento è costante. I famigli possiedono un'intelligenza sopraffina e un malvagio ingegno che li rende avversari formidabili per chiunque tenta di sfidarli. Ma qual è il ruolo del famiglio?
varia a seconda delle necessità e delle intenzioni del mago o della strega che lo controlla. Tradizionalmente i famigli svolgono compiti che vanno dallo spionaggio all'assistenza nella preparazione di pozioni e incantesimi. Possono essere inviati a raccogliere ingredienti rari, a corrompere l'anima di un nemico, a proteggere il loro padrone da minacce soprannaturali. Uno degli usi più comuni dei famigli, ad esempio, è quello di intermediari tra il mondo materiale e quello spirituale. Si crede che essi siano in grado di comunicare con gli spiriti dei morti, portando messaggi e richieste da parte del loro padrone. Inoltre, possono essere impiegati per compiere maledizioni o malefici a distanza. Grazie alla loro capacità di muoversi senza essere notati, possono infatti introdursi facilmente nelle case delle vittime e avvelenare il cibo, l'acqua o persino l'aria stessa. Ma i famigli non sono solo strumenti di distruzione, possono anche offrire protezione al loro padrone. Nella stregoneria popolare si crede che un famiglio possa avvertire il mago o la strega dell'imminente pericolo, percependo la presenza di energie maligne o di avversari nascosti. Alcuni famigli hanno anche la capacità di assorbire l'energia negativa o gli incantesimi diretti contro il loro padrone, sacrificandosi al suo posto. Per ottenere un famiglio, il mago o la strega deve stringere un legame con l'entità attraverso un rituale che spesso richiede un sacrificio di sangue oppure un'offerta di energia vitale. Questo patto non è da prendere alla leggera. Una volta stretto, il legame è difficile da sciogliere e il famiglio diventa parte integrante dell'anima del suo padrone. Il rapporto tra il mago e il famiglio è comunque ambivalente. Da una parte il famiglio serve fedelmente il suo padrone, ma dall'altra cerca costantemente di rafforzare il suo potere e la sua influenza su di lui. Il famiglio infatti trae forza dall'oscurità del suo padrone e col tempo può corrompere e consumare la sua anima. Esistono numerosi racconti di maghi che, non riuscendo a mantenere il controllo sul proprio famiglio, sono stati traditi e distrutti dalla stessa entità che avevano evocato. In molti di questi casi il famiglio, una volta ottenuto abbastanza potere, avrebbe preso il posto del mago, assumendo le sue sembianze e continuando la sua opera occulta. In alcune tradizioni si crede anche che il famiglio sia in grado di prolungare la vita del suo padrone, assorbendo l'energia vitale dagli altri esseri viventi. Tuttavia, questo beneficio ha un prezzo terribile. L'uso prolungato di questa pratica porta infatti alla lenta degradazione fisica e mentale del mago, che diventa sempre più dipendente dal suo famiglio, fino a trasformarsi in un'ombra della sua forma umana. E poi c'è il tradimento, perché il tradimento di un famiglio è una delle paure più grandi per qualsiasi praticante di magia nera. Sebbene il famiglio sia legato al suo padrone attraverso un patto, non è vincolato da alcun obbligo di lealtà. Se un famiglio percepisce una debolezza nel suo padrone o se trova un'opportunità per aumentare il proprio potere, potrebbe cercare di spezzare il legame e agire indipendentemente. La rottura del legame con un famiglio è un processo doloroso e pericoloso. Il mago rischia di perdere una parte della sua anima o della sua mente, rimanendo per sempre segnato dal tradimento. Inoltre, un famiglio liberato può diventare una minaccia mortale. Libero dal controllo del suo padrone, potrebbe rivolgersi contro di lui con una furia implacabile, utilizzando tutta la conoscenza e il potere acquisito durante il loro legame per distruggerlo. In alcuni casi il tradimento di un famiglio ha portato alla creazione di veri e propri demoni. Queste creature, una volta liberate dai loro legami, hanno iniziato a vagare per il mondo diffondendo il caos e la distruzione. Questi famigli liberati, ormai senza padrone, sono diventati oggetti di culto per sette e gruppi di occultisti che cercano di sfruttare il loro potere oscuro.
Comunque, nonostante la loro natura terrificante, i famigli hanno trovato un posto nella cultura popolare dove sono spesso rappresentati in modo più benigno o addirittura affascinante. Film, serie TV e libri hanno romanticizzato la figura del famiglio, trasformandola in un simpatico aiutante magico spesso al fianco di giovani streghe o maghi in erba. Queste rappresentazioni moderne, sebbene siano decisamente distanti dalla realtà oscura dei famigli, si ispirano comunque a un'antica tradizione di paura e rispetto per queste entità. Tuttavia, questa versione addomesticata dei famigli non rende giustizia alla loro vera natura. Mentre nel cinema e nella letteratura possono apparire come creature fedeli e benevole, la realtà storica e occultista ci ricorda che i famigli sono molto più che semplici animali domestici magici, sono esseri infernali, manipolatori e potenzialmente letali. L'attrazione verso l'occulto e il proibito ha portato molte persone a cercare di evocare e controllare famigli nel corso dei secoli, spesso con esiti disastrosi. Le leggende e i racconti sui famigli ci offrono un monito: giocare con forze oscure è pericoloso e le conseguenze possono essere terribili. Non dimentichiamo che il legame con un famiglio è un patto con l'ignoto che può portare a un potere inimmaginabile, ma che rischia di consumare l'anima stessa di chi osa stringerlo. Pertanto, chiunque si avventuri in queste oscure pratiche dovrebbe farlo con estrema cautela, consapevole che il prezzo del fallimento può essere la dannazione eterna.